eccoci qui pronti, altra puntata. Questa settimana ospiti i Last Eclipse qui con noi. Quando siete nati intanto artisticamente? Settembre 2010 è stata fissata la prima prova. Ci siamo incontrati per la prima volta io e Damiano, un incontro per caso, diciamo. In questi anni cosa avete fatto? La gavetta, come tutti i gruppi musicali, come tutte le band? Ovviamente abbiamo suonato in vari pub di Catania, anche fuori Catania, anche per le varie province siciliane. Ci siamo fatti un po' le ossa così. Quanti siete i componenti della band? Siamo sei: Damiano, io, Andrea, Guido, Daniel e Sevi. Perfetto, allora tu che nasci quindi come cantante rapper, no? Ti sei riuscito ad adattare anche alle sonorità rock? Ti è venuto difficile? Sì, non è questione di difficoltà, è più che altro questione che essendo in una stanza e vogliamo fare musica, vogliamo produrre della buona musica, fondamentalmente ognuno mette quello che ha. Io amo fare musica rap e quindi faccio questo. Ma l'artista rap a cui ti ispiri? L'artista rap a cui mi ispiro di più sono, ovviamente, essendo qua nato a Catania, sono i ragazzoni che mi hanno spiegato le basi, mi hanno fatto crescere sotto la loro ala protettiva. Quest'album, l'album dei Last Eclipse, ha già un titolo? Sapete già che nome affidargli? Stiamo ancora cercando un nome da dare a questo nostro album. Ci sono varie scelte, ma ancora niente di definitivo. Chi scrive testi e musica? Un po' tutti. Cioè, io scrivo una cosa che poi la corregge lui, gli metto un'altra parola lui, poi l'altro dice no, ma aspetta, mettiamo questa virgola qui. L'importante è che alla fine vi troviate tutti quanti d'accordo. Sì, sì. Ricordiamo tra l'altro che per vederli c'è la possibilità anche di vedere video su YouTube, basta digitare Last Eclipse, poi avete anche un MySpace ufficiale, no? Vi troviamo anche su Facebook. Basta digitare Last Eclipse. Allora, io tra poco voglio farvi una sorpresa. C'è un ospite che di musica se ne intende veramente tantissimo. È un ospite che oggi è venuto a trovarci, è venuto a trovare la famiglia di Urban Week e vuole farvi un in bocca al lupo speciale. Direttamente da Radio DJ, qui con noi per la puntata di On Stage, Mr. Roberto Ferrari. Benvenuto, è il caso mio, alzo applauso. Grazie, molto gentile. Grazie a te per la presenza, Roberto. Ma ero qui a fare la spesa, io in realtà ho visto che c'erano questi ragazzi, mi fermo così casualmente a fare un giro. Poi vabbè, insomma, se si parla di musica io sono sempre contento. Poi sono delle nuove leve emergenti. No, quando lui ha detto, cioè, quando tu gli hai fatto la domanda a chi ti ispiri nel mondo rap, pensavo che dicesse Fabri Fibra, Marrakesh, quelli lì. Invece no, lui ha detto a quelli che mi passano le basi in Sicilia. Bravo, complimenti. Ci sarà qualcuno al quale ti ispiri invece? Sì, quelli un pochino ovviamente più famosi. Beh, quelli là che sono stati maestri qua da noi sono la Catania Faia. Poi vabbè, diciamo che io torno anche in via non per essere terrone, no, però anche no, Battiato mi ascolto, voglio dire, non è che cioè, uno aperto a tante contaminazioni. Sì, infatti, la musica è bella tutta. Bravi, complimenti. Quindi un in bocca al lupo, voglio dire, speciale, no? Quello che arriva da Roberto Ferrari, che davvero, insomma, di musica se ne intende. Grazie Roberto Ferrari, davvero, oggi ospite speciale di On Stage. Allora, noi vi lasciamo, ragazzi, lasciamo in pace. Cosa sentiamo adesso? Kabbalah, perfetto. Last Eclipse, noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Grazie. Tu lo vuoi, te lo mangio pure no, come il flow, l'acquolina in bocca, altro che do. Vuoi la carne, niente pesce, vuoi mangiare caballato, che tara lucellina e cassatelle per campà. Altro che paninario, meglio che babaribà. Tavola caldo pure shop di alimentare qualità. Carne di unicorno dolce come il miele ti spezza, come il tonno col grissino, se cucinato bene. Gira la tua faccia, lo senti nella gola, non l'accompagna Coca Cola, non è una focaccia. Lacrimi di gioia le guance da rosarti, papille questa dire te ne organizzano parti. Tu hai la caballà, boame, come va? E chi sopra la pietanza più preziosa e serietà. Se lo vuoi con la salsa rosa, se vuoi la barbecue, attiva i superpoteri appena la mandi giù. Cabala, cabala.
qua è molto simile a un kebab. Chi lo sa, viene a trovarci a città. Cucina queste piste contro forze e gravità. Grava là il tuo snack, cucinato da sta. Altro che bastoncini, bottini, spiedini, rivoltini. Oppure che ne dici quattro salti in padella. È inutile che ti ostini con la dieta Grissini. Tu mangia nini nini che nessuno ti accoltella. Ma la caballà è il frutto del peccato.